Io credo che difficilmente si possa sostenere nel campo della filosofia naturale qualcosa di più assurdo di ciò che oggi si chiama metafisica di Aristotele, né qualcosa che sia più incompatibile con il governo di ciò che egli ha detto nella sua politica, né qualcosa di più ignorante della gran parte della sua etica. Queste parole che ho appena letto sono tratte dal Leviatano di Thomas Hobbes, testo fondamentale della modernità filosofica, che mette a tema, fra le altre cose, uno degli aspetti decisivi del mondo moderno, che è l'abbandono della tradizione aristotelica, o meglio, la volontà di prendere congedo da alcuni dei capisaldi della tradizione aristotelica, in particolare, come abbiamo visto, la concezione etica, basata sul giusto mezzo, sulla misura, la mesotes di Aristotele, la concezione metafisica e poi la visione politica basata sull'uomo come zoon politikon, come animale politico, socievole e comunitario, e sulla giusta misura come criterio fondamentale dei rapporti tra gli uomini. Ora, se il soggetto cartesiano con cui si schiude la modernità è un soggetto astratto individuale che dimostra tutto ma non l'esistenza di altri soggetti, infatti il soggetto cartesiano, l'ego cogito, dimostra l'esistenza di Dio, del mondo esterno, delle verità matematiche, ma non riesce mai a formulare un giudizio certo di esistenza degli altri soggetti. Resta cioè proiettato in quella che Husserl chiamava la forma del solipsismo trascendentale. Ebbene, il soggetto di Hobbes è un approfondimento del soggetto cartesiano, è un soggetto che aggiunge alle determinazioni del soggetto cartesiano la dimensione anticomunitaria, è un soggetto che già risponde negativamente al soggetto comunitario di Aristotele. Homo homini lupus, gli uomini sono per natura conflittuali e lo stato di natura è per Hobbes uno stato di potenziale conflitto fra gli uomini. Hobbes lo paragona a un cielo nuvoloso che minaccia continuamente di produrre pioggia. Ora, Aristotele viene rigettato su ogni fronte da Hobbes. Viene respinta la sua metafisica, con uguale forza viene respinta la sua etica del giusto mezzo e ancora la politica comunitaria. In particolare, come sappiamo, nel De Cive, che è del 1642, Hobbes prospetta una totale liquidazione dell'antropologia aristotelica nella convinzione, cito, «la parte di coloro che hanno trattato delle repubbliche suppongono, pretendono, postulano che l'uomo sia un animale atto per nascita alla società. I greci dicono zoon politikon. Questo assioma, prosegue Hobbes, sebbene accolto da molti, è falso e l'errore è derivato da una considerazione troppo superficiale della natura umana. Fine citazione. Cioè, per Hobbes, noi siamo non comunitari, come vorrebbe Aristotele, ma anticomunitari, e se cerchiamo l'unione con altri uomini è solo per il nostro profitto. Dice Hobbes, non cerchiamo per natura dei soci, ma di trarre da essi onore e vantaggio. Profit, in inglese. Appunto, abbiamo una concezione dello stato di natura coerente con queste premesse antropologiche, il bellum omnium contra omnes, in cui l'egoismo e la brama di profitto individuale determinano una condizione di perenne scontro reciproco, anche se solo a livello potenziale. Ora, in questo modo, naturalizzando e proiettando nello status nature la condizione che in realtà è tipica della modernità mercatistica, del conflitto fra gli atomi individuali, Hobbes già svolge una grandiosa apologia ideologica della modernità mercatistica, naturalizzando quella che invece è una condizione storica, quella dell'homo economicus, prodotto della modernità, e da Hobbes, secondo una linea che poi verrà portata a compimento da Locke, viene presentato come modo naturale di abitare il mondo. Ora, Hobbes critica con uguale forza anche la metafisica di Aristotele, perché ad essa contrappone l'idea della fisica, cioè di un sapere tutto proiettato sul piano dell'immanenza, un sapere che già si può connotare a tutti gli effetti come scienza, che non ha più alcuno spazio possibile per la metafisica. Come sappiamo, in un altro
passaggio importante della sua opera, Hobbes dice che la metafisica si aggirava per l'antica Grecia come un fantasma, simile alquanto alla filosofia per una parvenza di gravità. Ora mi accingo, stabiliti i veri principi della fisica, ad impaurire e bandire questa impusa metafisica, non combattendo, bensì portando luce. Fine citazione. Cioè Hobbes qui vuole sostituire la metafisica aristotelica, platonica, con la fisica, con il sapere tipico della modernità, la scienza calcolante, con una ritraduzione di Heidegger del problema della verità in problema della certezza rappresentativa. Non c'è più appunto una metafisica che possa andare al di là della semplice fisica, solo la fisica è riconosciuta legittima. Ma poi, accanto a questa dimensione, vi è in Hobbes la volontà netta e fermissima di rovesciare, come già dicevo, l'antropologia aristotelica. L'uomo non è per natura comunitario, è anzi anticomunitario. Se potesse distruggerebbe l'altro o lo piegherebbe integralmente alla propria volontà e dunque alla propria ricerca illimitata di profitto, di arricchimento. Lo Stato invece ha come obiettivo quello della limitazione di questi appetiti infiniti dei singoli atomi individuali dello status nature e garantisce appunto in questo modo pace e sicurezza ottenendo in cambio che i singoli atomi individuali rinuncino a tutto a favore della figura del terzo, del sovrano. In Hobbes l'uomo non è più una psiche indagabile socraticamente tramite la filosofia. In Hobbes abbiamo già l'individuo, figura tipica della modernità sconosciuta al mondo greco, che conosceva invece la psiche, l'anima socraticamente interrogabile tramite la maieutica, è sconosciuto l'individuo alla tradizione medievale cristiana che conosce invece l'animo, la persona, e diventa invece la cifra della modernità utilitaristica che conosce appunto l'atomistica delle solitudini, il sistema dell'atomistica, dirà Hegel, cioè singoli individui, letteralmente atomi seriali, interscambiabili, che non sono oggetto di dialogo socratico, ma sono oggetto di calcolo galileiano e newtoniano. Sono appunto pura quantità calcolabile. Questo è l'individuo così come se lo figura Aristotele. In origine non c'è la comunità, così come se lo figura Hobbes. In origine non c'è la comunità come era in Aristotele, la famiglia come fondamento della comunità che prova la natura comunitaria di zoon politikon dell'uomo e da cui si sviluppa poi la società civile, lo Stato, non vi è questo in Hobbes. In origine per Hobbes nello status nature vi sono individui conflittuali, è un bellum omnium contra omnes da cui si esce soltanto quando il singolo individuo, i singoli individui giungono a superare questa condizione costituendo lo Stato come frutto di un contratto. La comunità è già pensata in Hobbes in termini tipicamente economici di diritto privato moderno come frutto di un contratto, ciò che Hegel criticherà duramente dicendo che Hobbes e il contrattualismo moderno pensano con il paradigma del diritto privato ciò che invece è massimamente distante da esso, cioè la relazione all'interno dello Stato. Per tutte queste ragioni, a cui se ne potrebbero affiancare non poche altre, ma soprattutto per questa visione antropologicamente anticomunitaria, antropologicamente rovesciante la visione aristotelica, si può ben dire che l'homo lupus di Thomas Hobbes sia davvero per molti versi il paradigma fondante dell'individualismo moderno che verrà poi raffinandosi con la visione antropologica di Locke, con la quale l'uomo non sarà più homo homini lupus, ma diventerà già a tutti gli effetti Homo economicus.